Ah? È abbastanza. Ah? No, vabbè. Non ci sto con la testa. No, non faccio così, ah. Non riesco. Se vado sotto sforzo, mollo. Ma dritto secondo me si può seguir però, eh. Tu sicuramente ce la fa. Ma pure tu. Oddio. No, Mimmo, non hai mica tanta traccia. Se prendi la giusta velocità qua passi. Io sto già qua, guarda, mi fido. Ma qua non l'hai mai fatta? Sì, la feci, però quando era più pulita. Ah, no, perché non è... Vabbè, loro sopra non so che cosa c'è. No, sopra è come la vedi. Della miseria, che stizza. Di là chi se ne va? È di là? Forse è là.
perché io ci andai di là e tu mi dici là no, no, ti sei scappato oppure là sopra adesso va un po' più di là? La radice qua a terra mi ha bloccato. Hai capito? Devi stare attento che ci sta una radice che è uscita fuori e praticamente ti blocca il pedalino. Invece è andato a finire il pedalino sotto, si è stoppata la moto. È proprio inchiodata la moto. Che cazzo è stamattina? Thank you.
Cesare? Cesare, dimmi. A Baronissi. È giunto a fermare, non ce la facevo. Infatti è così. No, sto con un'amica di Salerno. Cesare, vieni che mi fai chi l'ho fatto. Chi l'ho fatto la carrella a Perugia? E poi ti spiegherò, sì, con cada cosa. Ok, ciao ciao. Mi devo fermare, non ce la facevo. Perché? Sai, comunque... So che scalini di là... No, ma è stato strano prima scalino, perché quella cavolo di radice ha bloccato la pedana. Perché prima non c'era quella, cioè non era così sporgente. Mo se va proprio sotto, si è scavato il canale. La pedana forse prima passava sopra, ma è passata sotto, è arrivato a un certo punto, si è imballato proprio, la moto si è tirata da sotto. Ma tu la devi piegare un poco? Non lo conosco punto, No, ma manchi comunque, non ci vengo da quando ci siamo andati insieme. Questo pure è un bel tratto. Mi avvio che tanto tu qua sei più veloce. No, sono... più o meno anche per il tuo peso dovresti solo dare gas e via, perché tanto siamo là, forse tu pesi un po' in più di me. Ma com'è comoda sta sella.
Mimmo, questa moto non gira, tieni problemi di sterzo, cioè si chiude subito lo sterzo sotto. Sarà che questo problema cade in grana vita. Cioè quando vai a forzare in curva ti chiude lo sterzo. Questo è il mio problema. Pure stai tenendo la moto tutta seduta dietro, è così bassa. Hai capito? Questo è il problema di questa moto. Però non so quanto è dato dalla gomma. E questo la gomma è nuova. Lo so, però Sarà che sarà metà. Che pressione la usi? Sta a 0,9. 0,95. Prova. Sarà 1 ed era troppo dura, perché essendo nuova non so se i Pirelli forse sono un poco più dure rispetto alle altre, perché a 1 non era troppo gomma una presa. La vera difficoltà è girare, cioè se arrivi veloce in curva, vai a usare lo sterzo, vai a terra. C'è poco da fare, poi in traversa poco, non riesci neanche ad uscire di traverso. Cioè sai, non giri con lo sterzo, allora vai in contro sterzo, non ci riesci. E questo è il problema anche nei raffici, perché come mi inclino di un grado, si la ruota parte, quindi devo stare sulle uova. E ora dobbiamo aggiungere ancora un altro poco d'olio avanti, per portarla un po' più alta. E capite che cosa? Gli messo pure un altro spessore, oltre a quello che mettiamo noi di precarico, ne ho messo un altro. E magari tieni la molla che è troppo morbida, mettiamo una molla un po' più dura. Può essere, una molla più dura, però siamo sempre là. Cioè non vabbè, però il discorso è che fino a che...